Dal Triestina Stadium, buonasera da Gianmarco Cervi. Lega Cattolica, AC Picchia e Cumerum. Sfida tra ex, Nicolò Mura contro il suo passato, se la sta già ridendo Nicolò in campo. Saluta i propri ex compagni, sfida interessante. Ci picchia fermo a 3 punti. Ready, let's go, partiti. Con l'esterno, gran palla di Buonamici per Ghislanzoni, in area Ghislanzoni, Cipollini, prima occasione per la Cipicchia. Attenzione a Ghislanzoni che da lì può anche calciare, si allunga il pallone Ghislanzoni, poi va adesso a calciare. Grande risposta di Cipollini, palla che rimane lì pignata, ancora Cipollini, non ci posso credere, e non è neanche un portiere. Occhio, attenzione ancora a Sanguinetti. E un'altra grande risposta di Cipollini che si sta superando in un ruolo che non è neanche il suo. A sedere Einaudi, poi Sanguinetti ancora, salta un'altra volta Einaudi che però non lo molla, stoico Einaudi, sta lì, Sanguinetti lo sfida un'altra volta, serve invece Pignataro che si gira e calcia! Palo di Pignataro! Forse l'ha anche toccata Cipollini, sarebbe l'ennesimo miracolo del suo primo tempo. Punti di batteria. Si riparte con il secondo tempo con Mauri che calcia subito in porta. Attenzione a Pignataro, Pignataro in mezzo a due, Pignataro! La sblocca la Cipicchia con Pignataro, pallone che è rimbalzato al limite dell'area. Pignataro è stato più lesto dei difensori avversari, in mezzo a due è riuscito a girarsi e calciare verso la porta difesa da Cipollini e a portare in vantaggio il Camerun. Attenzione, palla dentro per Pietrasanta, si supera Rocchi, si è ritrovato il pallone Pietrasanta all'improvviso, occasionissima per il Camerun. Mura va dentro, Mura per Pietrasanta e prova a calciare al porto. Morpurgo può partire in percussione, Morpurgo 2 contro 1, è partito Pignataro a destra, Morpurgo va da solo, calcia Morpurgo, risposta di Cipollini. Einaudi ricomincia da Mura, ancora per Einaudi, Einaudi per Mura, Mura va sul mancino, Mura da lì può anche calciare, gran palla per Pietrasanta, deve rimettere la città, Pietrasanta si gira e calcia, Rocchi ancora si supera. Palumbo in verticale per Pietrasanta, vediamo se calcia, lo fa Pietrasanta, la tiene lì Rocchi e Mauri mette dentro l'1-1. Qua Rocchi poteva decisamente fare meglio, poteva decisamente fare meglio qua Rocchi. Fatto sta che Mauri mette dentro il gol del pareggio, gran giocata di Pietrasanta e Mauri segna l'1-1. Sanguinetti che la mette al centro per Morpurgo, incredibile occasione, poi Wagner fuori, pazzesco, spreca clamorosamente il pallone del 2-1 Wagner in chiusura e quindi finirà 1-1 questa gara. Probabilmente arriverà il fischio di Anastasia sul rinvio con Wagner che ha avuto il pallone dei 3 punti sprecato malamente e sul rinvio di Cipollini si chiude l'incontro, finisce 1-1, un punto a testa, primo punto in campionato per il Camerun.